Oggi ti ripropongo la ricetta della pasta sfoglia. Dato che in molti mi avete richiesto di rifarla perché la qualità del video precedente era pessima, eccomi qui a rispiegarti come farla. Non ti preoccupare, è veramente semplicissima, non ha burro, bensì contiene lo yogurt. È una ricetta base che puoi sfruttare in tantissime preparazioni. Io quest'oggi ho deciso di realizzarci dei grissini, ma vediamo prima come realizzare l'impasto. A questo punto, dopo averlo impastato ed aver ottenuto un panetto come questo, liscio ed omogeneo, lo lasciamo riposare in frigorifero coperto da pellicola trasparente per mezz'ora. Ti puoi aiutare anche con le mani allargandola. Consistono nel girare la pasta sfoglia dalla parte più stretta, quindi così, e poi pieghiamo verso il centro. facciamo la stessa cosa anche dall'altro lato. Adesso rimaniamo in frigorifero per mezz'ora, dopodiché ripetiamo la stessa procedura per altre 2 volte. Questa sfoglia mi vado a ricavare dei grissini che io andrò a fare col prosciutto e semplici con il parmigiano, ma puoi decidere di realizzarli anche con il concentrato di pomodoro oppure con il pesto.